Ciao a tutti, questo breve video per parlare di un evento che secondo me potrebbe essere impattante per il mercato delle monete digitali, che è il G20 che si terrà a Buenos Aires il 19 e 20 marzo. A questo evento parteciperanno i rappresentanti dei 20 paesi più importanti al mondo e in agenda c'è una discussione sulle criptovalute. Riporto quello che sta trapelando da Reuters in questi giorni. Un presunto tale ufficiale governativo giapponese ha riferito che secondo lui non ci sarà un approccio pesante a livello normativo per questo settore, ma si tenderà a cercare, diciamo, una linea comune per quanto riguarda l'antiriciclaggio e non inasprire troppo il discorso finanziario e fiscale. Un altro funzionario dice che anche secondo lui non dovrebbero esserci ostacoli a questo settore, diciamo, allo sviluppo di queste tecnologie estremamente innovative e quindi anche secondo lui non dovrebbe esserci inasprimento. La fonte Reuters sono notizie che stanno trapelando. L'oggettività è che ci sono 20 paesi diversi tra di loro come cultura in generale, come cultura finanziaria, e tra questi 20 paesi ci sono Cina e Stati Uniti d'America, che sono i due principali osteggiatori del settore delle criptovalute. Quindi, a mio parere, non sarà facile ad arrivare a una linea comune. Germania e Francia hanno fatto un comunicato ufficiale, faranno una proposta congiunta per quanto riguarda la regolamentazione di questo mercato. Quello che io mi auspico, come opinione personale, è che il settore venga regolamentato, anche se non ci fosse una linea comune, comunque che ogni paese, attui un quadro legislativo e normativo per, dentro il quale collocare, diciamo, questo settore. Perché personalmente ritengo molto più penalizzante e grave operare in un mercato non normato, o meglio, non riconosciuto e non collocato all'interno di un quadro legale normativo da ogni paese, piuttosto che pagare delle tasse su quello che io ho guadagnato, che è un discorso legittimo. Vivo in un paese, performo grazie a questo settore, pago volentieri le tasse, ma so cosa pagare, dove pagarlo, quando pagarlo. Rimanere in un limbo normativo, secondo me, non è una cosa positiva per questo settore. Perciò teniamo sott'occhio queste due giornate e soprattutto le risposte che il mercato darà dopo questi vertici. Vi auguro una buona serata. Ciao.